Buonasera a tutti, è un piacere vedere questi nostri incontri in presenza. Saluto le persone che hanno deciso di uscire di casa, di prenotarsi prima di uscire di casa, preparando la brutta serata, per essere qui con noi questa sera. E saluto anche coloro che sono collegati in streaming con noi. E siamo al secondo incontro del ciclo triennale del Centro di Cultura Cardinale Via della Costa. Il primo ha visto a fine settembre l'anteprima del Festival Città Impresa e cominciamo adesso col secondo periodo di ottobre con questo nostro secondo incontro. Ringrazio il relatore di questa sera, il professor Alma Farina, che tra poco vi presento. Faccio un brevissimo accenno agli incontri che seguiranno. Giovedì prossimo avremo con noi il professor Alberto Saracco per parlare di matematica. Matematica che sentiamo molto spesso lontana da noi, invece lui ci farà capire che ci accompagna nella vita quotidiana e quindi sarà decisamente interessante ascoltarlo. Poi salteremo giovedì perché sapete i nostri relatori hanno anche loro impegni, oltretutto dopo la sosta per il Covid adesso i loro impegni si accavallano, per cui salteremo giovedì, saremo poi insieme giovedì 28 ottobre con il professor Guido Barbigliani, genetista, con un titolo un po' spiritoso, provocatorio, come volete voi, perché non possiamo dirci africani. E il professor Barbigliani, dal punto di vista prettamente scientifico, ci farà capire che noi siamo un insieme di tanti geni, di tante razze, di tanti popoli che sono arrivati in questa nostra Italia, decisamente ancorata al continente, ma che poi si prolunga come una piattaforma all'interno del Mediterraneo. Quindi sarà sicuramente interessante. Come sempre, anche per le altre due conferenze, sarà necessaria la prenotazione per essere in presenza oppure la registrazione per accedere poi alla trasmissione streaming. Con noi, dicevo, stasera è il professor Alma Farina. Affrontiamo un tema che è dei nostri giorni, quando sentiamo parlare di problemi del nostro pianeta, problemi dell'ecologia, problemi dell'influenza negativa dell'uomo sulla natura. E il professor Farina si è occupato da tempo di questi problemi. Il suo curriculum la dice lunga. Allora, dopo una laurea in scienze naturali all'Università di Pisa, il professor Farina è toscano, della zona della Lunigiana. Laurea appunto in scienze naturali, ha poi iniziato il suo percorso di insegnamento negli istituti superiori. Si è interessato della storia naturale del suo territorio, fondando un museo di storia naturale della Lunigiana, di cui è stato direttore per lungo tempo, e poi ha anche creato un laboratorio di ecologia del paesaggio, sempre legato al territorio in cui abita. È stato tra i fondatori della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio ed ha partecipato a numerosi convegni come relatore su questo tema. E poi è passato a insegnare all'università, ha insegnato in varie università italiane, da quella di Padova a Venezia, a Genova e fino a Urbino, dove è rimasto per 20 anni, come diceva prima, era professore, 20 anni insegnando all'Università di Urbino, ed ora è in pensione, ma continua con la sua voglia di divulgare questi suoi studi di ecologia. È anche ultimamente in contatto con varie università straniere e ha partecipato anche a numerosi meeting appunto su questi temi. Di cosa parliamo questa sera? Un titolo può darci gli avvisi un pochino stupiti. Il professore si interessa in una branca dell'ecologia che forse non ci è molto nota, non è molto vicina e proprio per questo abbiamo pensato che era il caso di aprire una nuova visione. E quindi stasera parleremo di
paesaggi sonori, una cosa strana, no? Ma paesaggi sonori che hanno una importanza ecologica. Quindi, col professor Farina, ascoltiamo paesaggi sonori e loro importanza ecologica. Raccomando, dalla prossima riunione di arrivare per tempo, perché la diretta streaming non aspetta i ritardi e sapete bene che sotto ci vanno tutti i controlli prima di poter salire in questa sala. Buon ascolto a tutti. Grazie professoressa Rai per questa presentazione. Sono veramente felice di essere qua in questa terra veneta. Ci sono stato altre volte e, come dicevo prima, professoressa Rai, ho anche una figliola che vive qui poco lontano e quindi per me è un piacere duplice essere qui. Allora, entriamo. Intanto speriamo che tutto vada bene, perché le mie diapositive sono associate a suoni e non vorrei qualche crash immediato. Ma entriamo subito nel vivo dell'argomento, cioè a trattare di paesaggi sonori. Ci siamo già fermati. C'è qualcosa che non funziona nel collegamento tra il nostro computer e questo computer e il proiettore. Speriamo che gli errori che fanno funzionano. Lascia. Chiedo aiuto. C'è qualcosa che non dialoga tra il mio computer e si sgancia, sì. Potremmo avere un altro computer, un PC, per esempio? Collegato per video, questo. Come io vado in proiezione, lui trova qualche incompatibilità. Allora, come io esco? Ok, comunque non disperiamo, perché io le cose le posso anche raccontare, però è complicato non poterle vedere. Allora, torniamo indietro, ci riproviamo. Ecco, vedete? Come io torno indietro, il computer si sgancia. A meno che io non vada avanti senza la proiezione, cioè non faccia la proiezione e faccia vedere solo la... Proviamo a fare un'altra cosa, proviamo ad accontentarci di vedere queste immagini. Sì, sì, io sono sì, prego. No, no, ma anche un vicino deve. Non so perché facciano questi scherzi, queste immagini. Io comunque vado avanti nel raccontarvi delle cose e poi proviamo a sostituire il video. A sostituire il computer. Allora, torniamo all'immagine di prima, in una delle
nella sua pienezza, ma pazienza, e parliamo dei paesaggi sonori e della loro tecnologia. I suoni. I suoni, noi ce ne occupiamo da parecchi anni, in particolare noi utilizziamo la disciplina che chiamiamo acustica, che è una disciplina complessa, a cui partecipano discipline come la landscape ecology, la biosemiotica, la bioacustica, la soundscape ecology, la psicoacustica, l'acustica ecology. Bene, ma veniamo subito a noi. Il suono. Perché il suono interessa un corpo? Il suono, sapete, è una vibrazione dell'aria, dell'acqua o di altro materiale. E noi lo percepiamo attraverso i meccanismi di interpretazione cognitiva. Quindi il suono è una rappresentazione del nostro, della nostra mente, in realtà. Il suono viaggia nell'aria a circa 330 metri al secondo, quasi cinque volte nell'aria. Ma noi nell'acqua non sentiamo bene, perché non abbiamo sistemi auditivi compatibili con il mezzo acqua. Ma in realtà il suono in acqua si muove molto più velocemente. Ci sono molti animali, organismi che utilizzano il suono nell'acqua. Bene, noi studiamo il suono attraverso una sua rappresentazione fisica, lo scomponiamo in frequenze, come vedete qui, dove sull'asse dell'isola abbiamo durate, sull'asse dell'isola abbiamo le frequenze. E poi il colore di questa immagine, l'intensità, ci dà appunto l'intensità del suono. Questa è, diciamo, la base su cui noi si va ad operare. Ci sono dei suoni, ma non li possiamo sentire, mi spiace. E ovviamente noi ci occupiamo della quantità di informazione che il suono ci trasmette. Alta informazione, novità, bassa informazione. Ecco, noi siamo dentro a questo dominio fenomenologico. E poi utilizziamo una serie piuttosto complessa di parole, di termini. Ma parole povere, vorrei spiegarvi che abbiamo un vibroscape, cioè un paesaggio sonoro che avvertiamo solo attraverso le vibrazioni, scusate il bisticcio di parole, e a volte non sentiamo nulla. Per esempio in questa stanza ci sono dei suoni che ci sfuggono. Li chiamiamo infrasuoni, li chiamiamo ultrasuoni. Noi percepiamo soltanto una parte dell'universo di vibrazioni che attraversano questa stanza. Ecco, forti di questo, proseguiamo e possiamo dire che animali, aerei, persone, onde del mare, barche, creano un insieme di suoni molto differenziati che si mescolano tra di loro e formano quello che noi chiamiamo paesaggio sonoro. In questa stanza voi state ascoltando soltanto la mia voce. Quindi abbiamo un paesaggio sonoro molto povero. Se parlassimo tutti assieme, creeremmo qualche cosa di diverso. Bene, ma questo paesaggio sonoro possiamo identificarlo meglio, classificarlo meglio, caratterizzarlo meglio? Sicuramente. Noi possiamo, infatti, considerare i suoni che percepiamo in categorie. La mia voce appartiene alla categoria delle biofonie. Le macchine che state ascoltando, che passano fuori dal teatro, le chiamiamo tecnofonie. Poi non avvertiamo ora, ma prima pioveva, e il suono dell'acqua è una geofonia. La combinazione di biofonie, tecnofonie e geofonie ci danno appunto il paesaggio sonoro. Ma con l'ecologia che cosa c'entra tutto questo? Vedrete che è un aspetto molto interessante da considerare. Allora adesso vi faccio ascoltare, speriamo che parta. Ecco,
è il suono del vento. Voi direte, no, questo è il rumore del vento, no? È il suono del vento, il suono del vento. E vedete anche un certo andamento oscillante dentro lo spettrogramma. Bene. Ho difficoltà a portare avanti il discorso perché ho questa difficoltà tecnica che però proviamo a risolvere con tranquillità. Vediamo adesso invece una situazione legata alla pioggia. Ascoltate. Sentite qualcosa? Nulla? Sì? Bene. Potete vedere la parte sinistra di questo spettrogramma che è più scura e la pioggia che inizia a cadere. E all'improvviso lo spettrogramma diventa rosso. La pioggia che batte e produce molto più suono. Bene, questo è un modo di rappresentare le geofonie. Passiamo a un'altra immagine che vi è consueta, immagine, un temporale, sta piovendo. E buono. Benissimo. Anche questo fa parte del paesaggio sonoro legato alle geofonie. Sono due, tre esempi. Passiamo a un esempio che è molto comune, che avete probabilmente suoni che avete sentito chissà quante volte. Il suono della campana. Questa è una tecnofonia. Bene. E questo invece, non riesco a trovare il tasto adatto, dovrebbe essere il suono che non potete sentire, ma che è all'interno di un bar pieno di persone, pieno zeppo di persone, e non di Covid, ovviamente. Poi abbiamo le biofonie degli animali. Questo è il bramito del cervo. E qui cominciamo a dire, ma perché i cervi bramiscono? Che cosa vogliono dire con questi loro gesti sonori? Oppure sentiamo il suono di un piccolo uccello, ma molto, molto vivace. È lo stesso. Benissimo. Proseguiamo in questa carrellata, forse un po' noiosa perché non ve la posso presentare con una, diciamo, sceneggiatura idonea. E proviamo a sentire quello che accade in una notte d'estate. Dite, ma sono brividi, ma certo che sono brividi. Ma vediamo quali tipi di grilli, la pettigonia sulla vostra sinistra che emette dei suoni ad alta frequenza e il grillo degli altri che emette suoni che stanno dentro a questo stretto segnale. Come potete vedere, noi facciamo una specie di anatomia dei suoni. Poi ci spostiamo in un altro esempio, in un ambiente marino, e qui muto come un pesce non funziona, perché i pesci, eccoli, sono animali sonori a loro modo, non cantano come gli uccelli, ma sono molto attivi dal punto di vista sonoro. Allora abbiamo visto, diciamo, le diverse categorie che, quando combinate assieme, biofonie, geofonie, tecnofonie,
vanno a costituire quello che noi chiamiamo in inglese soundscape e in italiano paesaggio sonoro. In una contraddizione, perché il paesaggio è ciò che vediamo e non ciò che udiamo, ma non è esattamente così. Paesaggio è un termine più generico per indicare un insieme che è attorno a noi. Noi siamo dentro a dei paesaggi. Qui dentro questa stanza abbiamo un paesaggio visivo, ciò che vediamo, un paesaggio sonoro, ciò che ascoltiamo. Abbiamo un paesaggio termico, ciò che noi avvertiamo sulla pelle in termini di temperatura, quindi una serie di paesaggi che vanno a formare quell'intorno che noi percepiamo senza rendercene conto. E allora possiamo anche dire che ogni specie avverte qualcosa di diverso rispetto ad un'altra specie. Sicuramente. Qui ormai il microscopio è microscopico, ma vedete qui c'è un piccolo topolino, qui c'è una monte. Ebbene, il topolino ha un paesaggio sonoro molto più ridotto del paesaggio sonoro di una volta. Il paesaggio sonoro di un'aquila è assai più ampio perché riesce a sentire suoni che provengono da una area geografica più ampia. Bene. Proviamo a vedere l'importanza dei suoni per voi. Potremmo dire sicuramente che i suoni hanno accompagnato lo sviluppo dell'uomo fin dalla sua epoca più arcaica e che il spullo dei tamburi è sicuramente una espressione comune a moltissime civiltà. Io non sono un antropologo, ma capisco molto bene che questi suoni possano in qualche maniera contribuire alla comunicazione fra gli individui, fra le famiglie, fra le tribù, fino tra le nazioni. Il ruolo dei tamburi, dei campi battagli. Ahimè. Ma potremmo anche dire che vi sono degli strumenti antichissimi, come questo flying robot dell'Australia, usati, facendolo girare, per trasmettere la presenza di persone, di individui, di cacciatori, nel bush australiano migliaia di anni fa. Andiamo ancora più indietro nel tempo. E portiamoci al famoso monumento, ormai conosciamo tutti, della pietra sospesa, cioè di Stonehenge. Ebbene, si è scoperto che questi siti megalitici sono non solo orologi solari, e tutti, diciamo, gli hanno dato interpretazioni varie, ma sono anche delle zone che teatri all'aperto, particolarmente votati per trasmettere il suono. E questo è il suono che emettono queste pietre una volta battute. Quindi sono molto sonore. Quindi possiamo dire che l'uomo, fin dall'antichità, ha utilizzato i suoni per comunicare, per trasmettere qualche cosa, per avvicinarsi ad una spiritualità, aumentarla, renderla, diciamo, più tangibile. Per esempio, il suono di questo strumento, il didgeridoo, non lo pronuncio molto bene, ma è difficilissimo da pronunciarsi. E questo è un suono, ora moderno, ma che noi ritroviamo all'interno delle caverne, dove già 2.000, 3.000 e più anni fa l'uomo utilizzava i suoni. Quindi i suoni sono qualcosa di importante per noi. Noi oggi pensiamo ai suoni in termini di discoteche, in termini di musica classica, in termini di teatro, ma hanno una valenza ben più ampia ed importante.
I suoni vengono utilizzati oggi nel mondo moderno per la valutazione ambientale e il monitoraggio ecologico, per verificare le condizioni di degrado di foreste, di praterie, di oceani. I suoni sono stati, i suoni della natura sono stati considerati da Bernie Krause, un carissimo amico recordista che registra, scusate il termine, ma registra e ha registrato suoni in tutto il mondo, i suoni della natura, ha chiamato i suoni della natura la grande orchestra animale, perché la maggior parte dei suoni vengono prodotti dagli animali. Ovviamente noi abbiamo anche suoni prodotti dalle geofonie, ma non rientrano in questo, perché le geofonie non sono, diciamo, strutturate da un'entità evolutiva, mentre invece gli animali si tratta proprio di entità che hanno utilizzato dentro i meccanismi dell'evoluzione per affinare tutto questo. Bene, ma i suoni sono quindi una grande testimonianza dello stato dell'ambiente, tant'è che negli anni 60 la biologa marina Rachel Carson scrisse quell'importantissimo libro Silent Spring, Primavera silenziosa, per testimoniare gli effetti dei pesticidi sulla natura, una natura affetta da pesticidi, inquinata da pesticidi, diventa silenziosa, perché tutte le specie non ci sono più, non cantano, o cantano male, sono ammalate o sono scomparse. Questo negli anni 60, quindi denunciò attraverso i suoni la mancanza di diversità biologica. Ecco, vedete, incominciamo a entrare, e anch'io a scaldarmi un momentino di più, con incertezza della partenza dovuta alla mancanza del mio strumento di lavoro principale. Per l'uomo i suoni diventano anche aspetti terapeutici, ma certamente aspetti terapeutici. Vedete, questo è un parco in Svezia, ho preso il ricordo di un viaggio, ho preso un viaggio di qualche anno fa. E attenzione, metto un suono subito di una luce. Che ambiente è questo? Così rumoroso. E immediatamente questi alberi perdono di significato. Ma se con un trucco, ovviamente, mi porto in un ambiente più naturale, allora posso sentire un tondo, un cucuno e un rampichino. Rampichino sulla sinistra, vostra, il cucuno al centro e il tondo è sulla vostra destra, che ovviamente è coperto da questa banda perché devo produrre questa maniera. Sopra c'è lo schema, se non lo potete vedere bene, della rappresentazione artistica di queste immagini. Immediatamente, dopo aver ascoltato, durante l'ascolto di questi suoni, questo parco cittadino acquista grande valore per me, diventa un ambiente che io chiamo terapeutico, che fa bene allo spirito. Come vedete, è stato sufficiente cambiare il suono all'immagine. Sono queste, diciamo così, dei test di psicoacustica che vengono utilizzati per assaggiare la risposta della società alle diverse immagini, soprattutto in area urbana, per poter fare delle progettazioni efficaci di parchi cittadini. Quindi non puoi mettere un albero e ci stiamo a posto, abbiamo piantato un albero e non ci pensiamo più. No, se non c'è un suono adeguato intorno all'albero, quell'albero non acquista il valore che noi ci eravamo previsto.
Poi tutti noi scappiamo dalla città per andare in posti isolati, ora cerca funghi, ora semplicemente a passeggiare. Ebbene, questo piccolo video rappresenta un ruscello di montagna, un banale ruscello di montagna. Ma noi ne siamo attratti, anche se non siamo dei naturalisti, perché il suono delle acque che scorrono in questo ruscello produce in noi delle sensazioni piacevoli. Quindi i suoni sono importanti, ci portiamo i bambini, passiamo le domeniche. Questo è la verifica di quanto i suoni siano importanti per la nostra vita di tutti i giorni. Anche se tutti i giorni stiamo dentro a una città molto rumorosa, poi vogliamo fare un weekend nel silenzio della natura. Ma la natura non è silenziosa, la natura c'è anche i suoni, non è silenziosa. Ma questi suoni ci piacciono talmente tanto che non li sentiamo neanche. Non li sentiamo neanche. Passiamo a un altro segmento del mio ragionamento di questa sera e vediamo il suono come agente ecosemiotico, cioè il suono come meccanismo per comunicare. Ebbene, le specie comunicano fra di loro, gli individui comunicano fra di loro, quindi le specie fra di loro, le popolazioni fra di loro, le comunità parte da diverse specie fra di loro. Quindi i suoni servono a comunicare, sono fondamentali, sono uno strumento semiotico eccezionale perché fa risparmiare alle specie una grande quantità di energia. I suoni biologici in particolare, emessi da uccelli, mammiferi, anfibi, rettili, servono a comunicare, a difendere il territorio, questo è mio, a ricercare un compagno. Le famose serenate che facevano i nostri nonni non erano altro che un modo di cercare un compagno attraverso il suono. I suoni servono anche a sfuggire il predatore. E certo, se noi sentiamo un rumore ostile, immediatamente ci allarmiamo. Bene, i suoni sono emessi ad esempio da animali sociali come le api, e questo è un esempio di suono di una delle api. Esagerate, un po' esasperato con il suono, ma pensate che migliaia di individui comunicano fra di loro con questi suoni. Ogni individuo sente il suono dell'altro individuo emesso dalle api, dalle vibrazioni del torace. In altre parole, queste società animali utilizzano i suoni proprio come un vero e proprio linguaggio. Poi ci sono dei suoni che arrivano agli animali che noi non avevamo mai pensato essere sensibili ai suoni. Le farfalle e le loro larve. Questo è un esempio di pieve sprassice, cioè di una carovaia maggiore. E questo è una specie di esperimento. Vedete qui in basso ci sono dei gruppi, un piccolo video, e guardate cosa succede. Io fischio e i gruppi reagiscono. Non sono io che mi sono sintonizzato su loro, Non è un gruppo, Questo è un piccolo video fatto con mani fuori. Con un cellulare. La mia voce che se diventa continua non produce alcun effetto, ma se discontinua immediatamente allarma il gruppo. Allora, cos'è questo? Questo è un comportamento antipredatorio da parte di questi piccoli animali che, allarmati da un suono improvviso, si spostano e reggono, si allontanano dalla foglia per spaventare il predatore. Pensate un po' come la natura sia così complessa. Ebbene, in questa natura così complessa, piena di suoni, perché gli animali sono
sono liberi, ce ne sono tantissimi, qualcuno potrebbe chiedersi, ma come fanno a non confondersi gli uni con gli altri? Ebbene, abbiamo un'ipotesi molto interessante, che è quella della cosiddetta nicchia acustica, e cioè gli animali occupano delle frequenze particolari. Faccio un esempio che può essere chiaro. Sia chiaro. La sera voi siete davanti al televisore e vedete Italia 1, primo canale della Rai, secondo, terzo, quanti canali ce ne sono? 90, 100 canali. Come fanno tutti questi canali a non confondersi tra di loro? Diciamo che io uso il telecomando, no? Perché loro stanno proiettando le loro trasmissioni dentro a delle bande differenti. Bene, la natura fa esattamente la stessa cosa. Solo che noi non abbiamo un telecomando per selezionare uno o l'altra delle bande. Le sentiamo tutte assieme, come se noi udissimo tutte le televisioni, avessimo in casa, non una televisione, ma una televisione per ogni canale televisivo accesa. In natura le specie sanno distinguere i suoni o specifici, perché stanno dentro delle bande ben precise. Questa si chiama nicchia acustica. E nei tropici, dove ci sono migliaia di specie su una sola pianta che emettono suoni, queste specie si distinguono, sanno distinguere le une dalle altre. I suoni hanno una fenologia. Le nostre cosiddette tecnofonie, il rumore, in questo caso della città, entreremo nel merito del rumore tra poco. Ecco, il rumore della città è massimo la mattina prima di andare all'ufficio e la sera all'inizio dall'ufficio la fa. Bene, in natura ci sono due picchi, uno mattutino, si chiama coro mattutino, e uno serale, coro serale. E poi ci sono dei picchi stagionali. A fine stagione, per le zone temperate, c'è maggiore attività. Qualcuno ha preso per caso il tempo in cui io devo parlare, sto andando avanti, quanto ancora? Un quarto, benissimo, allora vado un pochino più veloce. E purtroppo questa sera stiamo pagando un prezzo un pochino alto sulla qualità della presentazione, perché queste cose non funzionano a modo. Allora, andiamo avanti. Ecco, questo è un esempio di coro mattutino. Quando qualche volta mi sarà capitato di svegliarsi a maggio alle 4 della mattina, aprendo la finestra, se andate su un palco o in un palco, questo è quanto voi andate a sentire. Tutti insieme casi. Se noi andiamo a vedere cosa succede nell'arco della e dividiamo le frequenze che abbiamo ascoltato in basse frequenze e in alte frequenze, le basse frequenze sono date dalle geofonie, vediamo una specie di onda, delle ondate di intensità, più rosso c'è, più abbiamo, diciamo, in presenza di suoni intensi. Ebbene, abbiamo degli andamenti stagionali evidenti durante l'anno, sia per le frequenze emesse da geofonie, cioè vento, pioggia, biofonie, quelle frequenze emesse dagli uccelli, e dagli anfibi, in questo caso quasi tutti gli uccelli. Qui siamo a Deiva Marina sulle cigole. Ecco, come vedete, questo è un altro esempio di fenologia di suoni, e possiamo vedere che i picchi che osserviamo possono essere dati ora da un elicottero, ora da delle cicale, siamo a luglio, e poi possiamo vedere delle variazioni nell'arco della giornata, dalla sorte del sole al tramontare del sole. I suoni quindi hanno una disposizione geografica, certamente, io sono qua e l'ultimo della fila mi ascolta male. O meglio, mi ascolto ugualmente perché non dei microfoni, altrimenti il suono diretto non si distribuisce in maniera uniforme. E così noi abbiamo studiato la distribuzione dei suoni
nell'ambiente abbiamo visto che ci sono delle grosse differenze a seconda della geografia. Non entro nei dettagli perché il tempo mi sta sfuggendo di mano. E abbiamo così anche una diversa geografia rispetto al paesaggio, da ambienti a margine e ambienti interni alle foreste abbiamo delle differenze nella presenza delle specie, accontentatevi delle mie parole in questo momento, abbiamo delle differenze anche nei cori mattutini, il rosso è il coro mattutino ai margini di una foresta e invece il verde è l'andamento del coro mattutino dentro la foresta, quindi delle differenze molto fini e molto interessanti. Addirittura la stessa specie, il formaggio pelirosso, canta di più ai bordi che non dentro alla foresta. Non mi chiedete adesso perché questo, ma ci sono delle ragioni ecologiche significative. Ed ancora, è possibile addirittura caratterizzare i corsi d'acqua a seconda del loro suolo. Questo è stato fatto in Svizzera da dei colleghi che hanno caratterizzato una parte dei corsi d'acqua della Confederazione Elvetica, come pure altri colleghi si sono occupati delle barriere corallifere, coralligene, di Parma e Florida, e sono riusciti a evidenziare delle differenze tra questi paesaggi. Insomma. Ebbene, corro un po' veloce e andiamo a vedere un altro aspetto che abbiamo accennato nell'introduzione della professoressa Lai, cioè i cambiamenti climatici e il suono. E noi sappiamo che oggi i nostri ghiacciai si stanno sciogliendo, queste sono immagini dell'Alaska. Ebbene, l'amico Werner Kraus, che ha coniato il termine di animal orchestra e portato avanti via della nicchia acustica, ha verificato in un periodo di circa 7, 8 anni, 10 c'era lì, il decremento della quantità di suoni nella California centrale dovuta a un aumento di aridità dell'ambiente. Attenzione, perché la vegetazione non è cambiata in quel periodo, sono cambiati gli animali che emettono suoni, per cui vedremo l'importanza di questo. Addirittura degli animali come i pipistrelli hanno che cacciano le prede attraverso l'emissione attiva di ultrasuoni, cambiano il loro ritmo di caccia a seconda se la stagione è asciutta o se la stagione è umida. Per loro è fondamentale. Per animali come i pinguini dell'Antartide hanno anche loro delle grosse difficoltà a comunicare tra di loro, perché quando spira un vento molto forte, quindi dovuto a dei cambiamenti climatici nel periodo della riproduzione, loro devono spendere più energia per comunicare fra di loro. Quindi questo è un grosso problema. I cambiamenti climatici favoriscono poi l'arrivo di specie, più in questo caso specie termofile, come l'usignolo del Giappone a sinistra, a spese della capiniera. L'usignolo del Giappone canta molto di più della capiniera. E la nostra capiniera canta solo negli intervalli in cui l'usignolo del Giappone sta zitto. E qual è il risultato? Che la nostra capiniera, che utilizza il canto per comunicare e per dire solo al proprietario sto cercando una femmina perché sono il basso più bello, e non potendo fare questo, hanno delle grosse difficoltà nella riproduzione e nel presto. Quindi sono problemi importanti. Perché nel frattempo che cambia la vegetazione, succede dentro ai suoni di tutto e di più. Vale a dire, i suoni sono molto più adattativi, sono molto più plastici e quindi noi li possiamo utilizzare per capire che cosa è successo. In altre parole, se all'inizio della mia presentazione il mio parlare era incerto, soprattutto alle difficoltà tecniche, come vi sarete resi conto, col passare del tempo il mio parlare è diventato più forte, più intenso. Bene, perché psicologicamente abbiamo superato l'incertezza che avevamo all'inizio. Ebbene, questo vuol dire che io ora, tra virgolette, sono in buona salute. Quanti di voi ha la sua voce, la sento fredda, ha qualche problema con la persona? Questo. Quindi il suono è estremamente, è un indicatore estremamente importante per la valutazione dello stato della salute dell'individuo che lo è. E di conseguenza
quell'equilibrio ci può servire come indicatore. Vado avanti perché tra poco devo smettere di parlare. Il rumore, questa parola, il rumore negativo, da un punto di vista umano, il rumore può essere definito come un suono non voluto o spiacevole, è considerato una fonte di inquinamento acustico. Il rumore può essere definito come un suono povero di informazione, lo produciamo ovunque. Dagli aerei che fanno, superano la barriera del suono, ai treni super veloci, e arriviamo poi al punto più basso di rumore che possiamo intercettare dentro a una biblioteca, forse. Bene, il rumore, però, cioè questo suono spiacevole, lo abbiamo anche in natura, cascate, oceani che rimangono come nel capo di Buona Speranza in questo caso. Vulcani, terremoti oppure grandi aggregazioni di uccelli, marini. Il rumore poi con gli aerei, guardate, questo è uno schema, è una rappresentazione reale del traffico aereo del 2019 in tutto il mondo, come vedete è una cosa impressionante, soprattutto poi negli alti a terra, perché il suono in alto poi si disperde, ma in basso è tremendo. Ma non di meno abbiamo un inquinamento sonoro dei mari che porta agli spiaggiamenti dei cetacei, che porta a una decadenza della vita dei nostri mari. Il rumore lo abbiamo tutti i giorni vicino alle autostrade, per esempio. Questo è un rumore reale, che canta una capigliera mandando questo rumore. Non potete darci un'idea di cosa sta succedendo. Il rumore si dà noia, certamente, ha effetti sull'uomo, soprattutto in termini di ansietà, di problemi cardiaci. Bene, non posso fermarmi su questo punto, devo andare avanti, ma è un problema non da poco. Il rumore ovviamente produce dei problemi nella selezione dell'habitat per gli animali, nella formazione delle coppie, nella ricerca delle risorse, nei rapporti per i predatori, nei comportamenti, nella composizione, nei cambiamenti nella composizione delle comunità. Problemi ne abbiamo tanti, perché gli effetti sono il rumore produce riduzione dello spazio attivo, della socialità, di alterazione per i predatori, stress fisiologici, quindi abbiamo grossi, e del mal cerco di indicare. In che modo? Cambiano l'ampiezza del segnale, cambiano la frequenza del segnale, cambiano la ridondanza del segnale, cambiano i momenti in cui vanno a cantare. Per esempio, l'usignolo in Germania, nei pressi delle autostrade, canta più forte. E come noi aumentiamo l'intensità della nostra voce in presenza di un rumore. Ce ne sono casi di tutti i tipi. Così abbiamo esempi che gli animali in presenza di rumore però hanno anche altri problemi. Si riduce la complessità dei suoni, come quello che dice basta, non è possibile. Questo è un aspetto. Addirittura vicino agli aeroporti, gli animali, soprattutto gli uccelli, cantano prima che gli aerei decollino, cioè prima dell'inizio dell'attività aeroportuale, ma ne anticipano. Anche animali che vivono in città hanno qualche beneficio dal rumore, perché ci sono delle specie di predatori che rifuggono, scappano dai rumori e quindi sono meno predati, e quindi questi animali, soprattutto gli uccelli, si portano nelle città, ma per altri è un grossissimo problema. I pozzi di trivellazione sparsi ad esempio nel Nord America sono un problema per alcuni pipistrelli, perché i pipistrelli, per esempio, hanno la loro ecolocalizzazione, i loro richiami di ecolocalizzazione delle prede proprio all'interno della stessa frequenza del traffico veicolare. Altri animali, come i cani delle praterie, non può stare meno fuori, sta più nelle tane per effetto del rumore. Altri animali cambiano i loro dialetti, altri addirittura smettono, diciamo, riducono la loro presenza come queste rane. E poi abbiamo degli animali che hanno degli effetti, i rumori producono degli effetti incredibili. In questi wapiti, quando sentono questi rumori delle motoslitte, producono delle sostanze tossiche
che anche qui hanno dei problemi nella riproduzione. Altri, come i granchi, quando sentono i rumori si bloccano e poi possono essere predati più facilmente. In mare poi non se ne parla. I rumori dovuti alle piattaforme dei proliferi, carenali, eccetera, producono dei danni non indifferenti in tutti i pesci e mammiferi. E vado verso una conclusione. Incredibilmente, i cambiamenti climatici e l'inquinamento da CO2 produce nei mari conseguenze sul rumore, cioè i rumori vengono meno assorbiti da acque che hanno ricevuto CO2. E questi sono degli esempi troppo piccoli per capirli, ma sono dei transetti lungo l'equatore sia del Pacifico che dell'Atlantico. E possiamo vedere quindi i suoni prodotti, i rumori prodotti dalle navi, eccetera, dalle carrozzerie, non vengono assorbiti dalle acque come dovrebbero, e quindi producono notevoli effetti negativi sugli animali. E così noi ci possiamo aspettare che una crescita di rumore dei mari negli anni in funzione della quantità di grafico. L'ultima parte del mio intervento, sono ancora a tempo, è quella di spiegarvi brevissimamente le tecnologie. Come facciamo noi a studiare il suono? Parliamo di registratori, questi sono tre esempi di tre macchine di registrazione. Registrano i suoni, noi possiamo dislocare questi registratori in campagna e attraverso dei meccanismi diciamo a orologeria, noi diamo delle indicazioni alle istruzioni ai nostri studenti di registrare da A, quindi con delle tempistiche precise, e possiamo registrare grandi quantità di informazioni sonora. Poi la rielaboriamo. I nostri sensori che mettiamo in campagna li distribuiamo in varie modalità, non entro nei dettagli, ma questa dislocazione geografica crea quello che noi chiamiamo Sonic Information System. E ovviamente poi li elaboriamo con degli indici. I suoni li elaboriamo con degli indici, come l'acustica e il complesso di Hintz. Abbiamo dei software dedicati con tutta una serie di algoritmi che ci permettono, gli indicatori che ci permettono di analizzare i suoni e di capire qualcosa di più. I metodi esoteco-acustici quindi ci permettono di registrare i suoni, di capire qualcosa circa gli effetti dei suoni sull'ambiente, e questi metodi esoteco-acustici ci dà tanti vantaggi, per esempio la mancanza di disturbo degli operatori, perché noi non modifichiamo niente, abbiamo una limitazione permanente dei fari acustici, raccogliamo su lungo termine, facciamo delle lavorazioni automatiche delle informazioni acustiche e ovviamente possiamo affermare che le geofonie, cioè vento, pioggia, terremoti, eccetera, sono indicatori del metabolismo dell'ambiente. Le geofonie sfoggine, ma sono indicatori della biodiversità. Le tecnofonie messe dall'uomo, dalle sue macchine, sono indicatori del livello di inclusione umana. E i suoni hanno un'elevata plasticità acustica. Allora i suoni sono importanti per tante cose. Questo è un esempio che ho ripreso dal sito della Gomera. Il sito della Gomera è il fischio che mette in una storia di questa isola delle Canarie per comunicare tra di loro e indirizzare i greci. Ecco. Questo è un esempio di come l'uomo abbia utilizzato e utilizza i suoni per comunicare con l'ambiente, nell'ambiente, ed essere in sintonia con l'ambiente. E direi che i due esempi che io riporto non sono definitivi, ma sono i due esempi, questi sono i suoni della foresta tropicale del Borneo, e questi suoni sono emessi non da una sirena o da un'ambulanza, ma da una cicala, suoni registrati dal mio collega Davide Monacchi. Ecco, questi sono i due esempi estremi di come i suoni ci possano in qualche maniera avvicinare al mondo della natura e al tempo stesso
a mantenere e sviluppare quel patrimonio culturale che i suoni rappresentano per l'umanità. Tant'è che il sigillo, il fisco della Gomera è entrato come patrimonio dell'UNESCO di beni immateriali. L'ecoacustica, queste immagini delle policine di Urbino, è una disciplina quindi promettente che aiuta la comprensione delle minacce alla biodiversità prodotte dai cambiamenti climatici e dalla recente diffusione acustica dell'uomo negli ecosistemi. Quindi rappresenta uno strumento efficace per descrivere fenomeni complessi, pensate, prendono per appena dato a Parigi sui fenomeni complessi, a scala di individui, popolazioni, comunità, sistemi, paesaggi, in ambienti sia naturali che in ambienti modificati dal mondo. E pertanto, nel ringraziare per la vostra attenzione, per il vostro, per il vostro sacrificio di non aver visto in pieno, questa mia rappresentazione, vi ho portato le tre ciliegie sagge che stanno a dire non sentire il mare, non vedere il mare e non parlare del mare. Ebbene, questo è esattamente il messaggio che viene da noi, uomini di scienza, che cercano sempre di vedere quello che è meglio della nostra società, quello che è meglio del nostro ambiente e quali sono, le azioni, gli atti che meglio possono aiutarci a vivere il più a lungo possibile come specie in questo ambiente. Perché ricordiamoci che il nostro ambiente non è qualcosa di estraneo a noi stessi, siamo noi che dobbiamo l'ambiente. Tutte le specie che noi conosciamo, che chiamiamo specie biologiche, in realtà sono le specie ecologiche. Non vi è specie che non modifichi l'ambiente. Non vi è specie che non si leghi all'ambiente attraverso delle precise modificazioni. Però chiaramente vedete bene che l'uomo modifica l'ambiente un po' troppo e questo a scapito di tutte le altre specie. L'ecoacustica vuole quindi aiutare l'uomo in questo cammino faticoso, difficile, incerto, di poter vivere ancora il più lungo possibile con il proprio ambiente e con l'ambiente degli altri organismi attorno a noi. Perché quando noi sottraiamo dell'ambiente attraverso l'eliminazione di specie, noi facciamo un grandissimo danno anche a noi stessi. Ecco, questo è, un messaggio forse più ideologico, non cercato. E chiuderei, visto che i suoni di questa sera ci hanno un po' deluso, chiuderei con questa immagine che io spero che molti di voi la riconoscano. Questo è Cornus Maas, come naturalista, è il cordiolo, e sotto vedete una goccia d'acqua. Se mi provo a proiettare almeno l'ultima slide, come Dio comanda, me lo concede il computer, è stato generoso con noi questa sera. Ebbene, in questa goccia d'acqua voi vedete qualche cosa dentro, la rappresentazione dell'intorno. La goccia d'acqua è il primo occhio della natura, poi abbiamo i nostri occhi che sono delle gocce d'acqua. Rappresentiamo la natura in questa maniera, la concentriamo. Bene, la vista e l'udito sono due elementi straordinari per capire quello che c'è intorno a noi. Ecco, con questo messaggio di augurio di poter continuare a vedere con l'occhio giusto come le ciliegie e come è rappresentato le ciliegie, l'ambiente, andiamo a vedere quello che c'è di buono intorno a noi, andiamo a sentire quello che c'è di buono intorno a noi. Ecco, con questo auspicio, l'ecoacustica vuole entrare, vuole avvicinarsi alla nostra società in maniera più didattica di quanto non abbia fatto fino adesso. Ecco, io finirei qui, mi credo di essere andato oltre anche il tempo concesso. Grazie.
seguito, seguito. Siamo abituati a pensare ai danni prodotti dall'uomo soltanto per quello che vediamo, sappiamo, nell'atmosfera, eccetera. Ma questa intrusione violenta dell'uomo dal punto di vista acustico forse non l'avevamo mai presa in considerazione. Lei ha diviso i suoni in tre categorie: la geofonia, la biofonia, questi sono naturali, e la tecnofonia, cioè l'intrusione dell'uomo, che è qualcosa che si è inserita e che può provocare dei danni. Vero, questo non l'avevamo mai detto. Io non ce l'avevo mai pensato, non so gli altri persone che sono qui. Come si può far capire l'importanza anche di questa dell'inclusione umana da questo punto di vista, che probabilmente non viene considerato? Allora, possiamo sicuramente dire questo, io come insegnante a tutti i livelli, insegnate alle medie, alle superiori e alle università. I ragazzi queste cose le capiscono, però possiamo dire anche che siamo stati in questi ultimi decenni condizionati da un approccio all'insegnamento anche delle scienze naturali molto sistematico. Questo è la chiocciola, questo è l'ombrico, questa è la foglia. Certamente abbiamo bisogno di dati tassonomi, perché sennò la biodiversità è una parola senza senso. Se io vi facessi vedere un'immagine di un prato fiorito e poi chiedessi a ciascuno di voi quante specie ci sono in questo prato, ma direste forse due o tre, io pure, eh? Le altre? I suoni invece sono una grande sintesi, una non mi viene la parola giusta, ma dire che sono un veicolo interattivo eccezionale, perché i suoni ci arrivano diretti e quindi vengono compresi immediatamente da tutti. E quindi ecco, nemmeno questo che sto perdendo. Direi che bisognerebbe insegnare l'acustica nelle scuole, assieme alla botanica, assieme alla geografia, perché i suoni, io questa sera non vi posso far vedere il mondo, purtroppo per voi, no, per fortuna per voi, purtroppo per me, ma i suoni sono una sintesi, sono uno strumento semiotico. Quindi se io vado nel bosco e sono un ipovedente, ma riesco a sentire il suono della natura, io posso sapere dove mi trovo, con chi ho a che fare. Quindi è uno strumento eccezionale, è eccezionale per insegnare, per educare, per far avvicinare anche i ragazzi, i bambini, ma anche gli adulti. Per esempio, facciamo una passeggiata per vedere, andiamo sull'altro piano da Siano. Bellissimo, andiamo a vedere le mucche, però poi chi si ferma? Vi faccio un esempio, non voglio allungarmi troppo i tempi, ma quando avevo qualche anno di meno e avevo un professore di floristica, si occupa di piante, e mi portava in montagna. Io ero come naturalista, mi piaceva tutto, in realtà. Ma questo professore camminava con la testa sempre a terra e un giorno passò, arrivavo in cima, una montagna, anche lì, 1500, passò pochi metri di un'aquila reale, è chiaro che il professore, guardi l'aquila, sì, non alzò neanche la testa, perché eravamo abituati, non è un aneddoto, è una cosa vera, è successa, siamo abituati a dividere, a scindere, a separare, a vedere il mondo. Ora guardo una cosa, ora guardo un'altra cosa. I suoni ci permettono di vedere tutto assieme, perché semioticamente io il suono lo posso associare a una specie, perché quella specie emette un suono proprio per farsi riconoscere.
e per risparmiare l'energia. Quindi ecco la forza che hanno i suoni, mi fermo. Passo il microfono, ci sono domande. Chiedo un'altra cosa. Allora, il suono può diventare, è diventato per noi il linguaggio. Allora, che differenza c'è? C'è differenza tra il mio linguaggio e il linguaggio di un altro essere vivente, oppure lei dice comunica? Sì, allora, in una scala evolutiva noi ci poniamo in cima. Proviamo a dire no. Cerchiamo di essere poco, siamo in cima a questa scala evolutiva. Perché siamo qui a parlare di cose che avete mai visto un animale, una pianta fare quello che stiamo facendo noi? No. Quindi noi siamo in cima a questa scala evolutiva. Perché noi non lo sappiamo. Probabilmente poi a un certo punto ci voleremo bombe, pronto, giù. E scompariremo perché abbiamo sbagliato direzione nella nostra evoluzione, non ne abbiamo colpo. Sistema complesso che riporta. Allora il linguaggio. Il linguaggio non è altro che un'articolazione di suoni, molto complessa, ma anche molto spiegabile in termini algoritmici. Quindi noi utilizziamo il linguaggio come strumento molto, molto evoluto per comunicare qualche cosa. Perché probabilmente abbiamo bisogno di comunicare molto di più di quanto lo facciano altri organismi. Quindi ogni organismo ha il suo modo di comunicare e gli basta. Perché è arrivato lì nella sua evoluzione. Probabilmente un giorno ci saranno degli animali che comunicheranno meglio di noi, tra qualche milione di anni. Adesso è un dato di fatto. Noi comunichiamo di più e usiamo il linguaggio. Il linguaggio non è altro che un'articolazione di suoni molto raffinata, che altri non hanno o che non gli serve, perché le loro società, le loro specie, i loro meccanismi adattativi non lo richiedono e se ne stanno lì. Poi un giorno una mutazione li porterà a evolversi in un altro modo. E forse, quindi il linguaggio è di fatto una delle espressioni più raffinate della semiotica, e cioè della trasmissione di informazioni da un individuo ad un altro senza alcuna trasmissione, diciamo così, di materia fisica, ma solo di informazione. E quindi questo è il grande vantaggio semiotico. Io parlo adesso e voi trasmettete con quegli strumenti a tantissime persone che sono a casa. Se io non parlassi o non facessi vedere delle immagini, tutto questo marchingegno non servirebbe assolutamente a nulla. Quindi sia la vista è uno strumento semiotico di interpretazione, ma soprattutto è il linguaggio che ci permette di articolare un pensiero. Anche gli animali hanno un pensiero, ma noi non sappiamo esattamente quale possa essere questo pensiero. Entriamo poi in un argomento molto difficile, però sicuramente da un punto di vista evolutivo noi siamo un pochino più in alto. Ma perché abbiamo preso una direzione differente da altri organismi. Non siamo meglio. E c'è il tempo e va l'uomo. Rimarremo come specie. Per quanto rimarremo come specie? Ecco, questo è un bel quesito, ma noi non ce lo poniamo perché si tratta di previsioni, speriamo, noi non ci saremo. Quindi, cosa posso dirvi di più? Ogni organismo ha un modo di... Non è che, come posso dire, un canarino canta, può cantare meglio un po' peggio, ma il maschio canta per la femmina. Ma non è che la femmina può chiedere al maschio, ma sai che non mi sei piaciuto come hai cantato, perché non mi hai mica detto tutto. Invece il canarino ha detto tutto col suo canto.
E la femmina si deve accontentare di questo. Non c'è, cioè c'è un limite dentro all'evoluzione, ma ogni specie utilizza questo. E noi non sappiamo fino a che punto è stata utilizzata la cosa. Però ognuno sta dentro al proprio... Ci sono delle specie che fanno delle cose che noi non sapremo mai fare. Sapremo mai costruire una ragnatela con la nostra saliva? No. Possiamo costruirla con un pantografo e con dei fili di ferro, ma non lo possiamo fare con la nostra saliva, con le nostre mani. E il ragno costruisce una ragnatela. Fa delle cose che noi non potremo mai fare. I colori di una farfalla. Non avremo mai i colori della farfalla sulla nostra pelle. Sì, ce li possiamo dipingere. Quindi ogni specie fa delle cose che sono uniche e ai nostri occhi eccezionali. È il relativismo dell'uomo che osserva gli altri e giudica. Quando io vi dico che noi siamo un'espressione di quale è l'espressione più evoluta, è un forte relativismo. Cioè, perché noi pensiamo di essere meglio di te. Ma è una domanda posta male. Ogni specie sta dentro a questa... a questo universo con la sua, chiamiamola così, perfezione o imperfezione adattativa, perché si modificano continuamente le specie, noi compresi. Purtroppo vedete che le azioni, come dite, malvagie, cattive, l'aggressività dell'uomo sono le stesse di oggi di quando si parlava nei tempi biblici. Continuiamo a tagliarci la testa, continuiamo a torturarci, continuiamo a uccidere. Non ci siamo evoluti in questa direzione. Ci siamo evoluti tecnologicamente, ma siamo rimasti, quindi diciamo questa a verifica che l'evoluzione dell'uomo, come di tutte le specie, è molto lenta e può prendere delle direzioni che non, forse non sono neanche troppo efficaci per la specie. Quindi non vorrei adesso aver dichiarato della confusione del discorso del linguaggio, però ogni specie tende a stare il meglio possibile nell'ambiente selezionando quella progenie, quindi quel genoma, che più che meglio si adatta alle condizioni in cui quel momento è dato per loro. Quindi ogni specie ha, come posso dire, ha cercato di dare il massimo, e dare il massimo, perché vedete, qui poi devo chiudere, perché sta la sua domanda, ho altre cose. Ecco, immaginatevi, la nostra, faccio sempre questo esempio, immaginatevi la nostra vita come rappresentata da una fune. Voi sapete come funziona una fune. Una fune ha delle liti? No, ha delle fibre che vengono attorcigliate e la fune resiste tantissimo perché le fibre fanno attrito tra di loro. Bene? Ecco, usiamo l'allegoria della fune per spiegare un po' la nostra vita. La nostra vita non è altro che una specie di fune che a un certo punto però si spezza. Per non spezzarsi cosa succede? Perché non si spezzano tutte le fune? Ci riproduciamo, vero? Quindi la fune produce una fune più piccola che è sui nostri figli. Bene. Ma la nostra fune, cioè la nostra fune, no? E la nostra vita, non è altro che un insieme di fibre. E cosa sono le fibre in questa allegoria? Sono gli eventi fisiologici, gli eventi cognitivi, gli eventi comportamentali, gli eventi sociali. Quindi la nostra vita non è altro che una serie di eventi che si attorcigliano tra di loro e ci danno una continuità. Io questa sera sono venuto qui a Schio. Per me è uno degli eventi che è una delle fibre della mia vita. Tanti eventi di creare questa vita. Bene, ora devo ricordare a perché ho detto tutto questo, ma per dargli l'idea di come
la vita di ciascuna specie è costituita da tanti eventi, che sono tante fibre che si attorcigliano fra di loro, e ogni evento può essere più positivo, meno positivo per quella specie, noi non lo sappiamo, ma più eventi abbiamo, più fibre abbiamo, più la fune è robusta. Ed è per questo che andare a scuola, avere tante esperienze, crea nell'uomo una solidità psicoattitudinale, psicofisica, cioè la nostra fune diventa robusta. Bene, in natura ogni specie ha la sua fune, c'ha il suo insieme di fibre, cioè il suo insieme di eventi, e ogni evento, quella fibra piccolissima della sola, non vale niente, ma messa assieme a tante altre fibre forma la fune che regge il rocciatore, la corrucola che porta i mattoni sul tetto, oppure il cavo dell'ascensore. Bene, queste fibre sono il risultato di un adattamento specifico della specie alle condizioni ambientali. E quindi noi, con questa allegoria, diciamo, possiamo spiegarci tante cose. Quindi noi non possiamo dire che la fune del grillo sia minore o più trascurabile della fune dell'uomo. No, sono due funi differenti. Reggono il peso della vita del grillo come la nostra fune regge il peso della nostra vita. Poi è chiaro che l'uomo, mettendosi in relazione con internet, con tutto quello che noi sappiamo del mondo, crea delle super funi, che non sappiamo se però come, dove andremo a finire con questo grande collegamento. E la pandemia di oggi, con tutti gli aerei che ci hanno portato in tutto il mondo in poco, pochissimo tempo, un virus, è un esempio della pericolosità della troppa connessione che l'uomo sta assumendo nel mondo. Siamo troppo connessi. Sì, tu dici, ah, bello, la globalizzazione, no, ma abbiamo dei grossi problemi in tal senso. Perché tutte le specie vivono meglio nella loro ignoranza. Attenzione, che uso una parola forte. Nella loro ignoranza significa che ogni specie conosce un ambito, non tutto di quello che è il circondario in cui vive. La mia pianis brachis, la mia cavolaia, questa farfalla, non conosce tutto quello che c'è intorno, dalla foresta agli oceani, alle profondità. No, conosce solo i cavoli dell'orto. E quindi ogni specie sta dentro a qualcosa di molto limitato. E questa famosa ignoranza permette a queste specie di avere queste fibre molto robuste, molto resistenti, e gli permettono di sopravvivere. Ora, ovviamente io continuo questa allegoria della fune, ma penso che sia chiaro a tutti che cosa voglia dire. Quindi la vita degli animali, la vita delle piante è un insieme di eventi, e questi eventi da cosa sono scatenati? Sono scatenati banalmente dai bisogni primari, dai bisogni di ricostituire le cellule dei nostri corpi. E andiamo avanti così, ma se arriva a un pensiero minimale, minimale su questi temi, che può anche spaventare, ma che in realtà poi è la base del pensiero complesso. I famosi stoici, che ora diventeranno famosi, ma lo sono stati già da tantissimi anni, i grandi stoici che si muovono, che sembrano cambiare il disegno geometrico, eccetera, è semplicemente il movimento dato da un individuo che ha i margini dello stormo, si sposta e tutti gli altri gli vanno dietro, perché uno sta a fianco all'altro, hanno un contatto quasi fisico, formano delle figure complesse. E quindi forse la vita nel suo insieme, che noi ci spaventiamo a pensare, forse è più semplice di quanto noi non si possa immaginare. E quando una specie scompare, dice, l'estinzione di una specie, un disastro. Sì, è un disastro. Perché l'estinzione di quella specie
determina la scomparsa dell'ambiente di quella specie. Noi non ce ne accorgiamo, ma esattamente è così. Se noi togliessimo da un posto tutte le specie, scomparirebbe l'ambiente, ci sarebbe soltanto un ambiente cosiddetto marziano. Quindi ogni specie ha il suo ambiente, che modifica, con cui si rapporta. Quindi ogni volta che si estingue una specie, si estingue un pezzettino di ambiente. Ecco perché tutti sanno quanto sia importante la biodiversità. Ma la biodiversità è solo un proxy di un fenomeno molto più serio e importante. Ma questo è vero. Siamo partiti da biologia tecnica, e siamo arrivati a ragionamenti filosofici e dell'essenzialità della nostra esistenza, però, no? Del senso anche della nostra esistenza di uomini inseriti in qualcosa di naturale. Siamo dei naturalisti, e pertanto noi non dobbiamo perdere di vista tutto quello che, questo non è irrazionale, è razionalità, non è irrazionalità. Poi usiamo, quando non abbiamo le capacità di dimostrarlo, dei modelli. Ma pensate che il nostro patrimonio genetico, che oggi abbiamo riconosciuto essere i cromosomi, fu pensato come modello. Non è che abbiamo scoperto i cromosomi. Oh, abbiamo scoperto i cromosomi come una specie. No, prima è stato formulato un modello. E lo stesso bisogna pensare in termini di modelli per portare avanti queste teorie naturali, che forse un giorno, già ad esempio la differenza tra specie biologica e specie ecologica ci potrebbe aiutare tantissimo nel salvare il nostro pianeta. Se potessimo interpretarlo meglio, fossimo coscienti di quello che significa specie ecologica. Invece noi oggi parliamo solo in termini di specie biologica. Quindi se parliamo di piante, animali, va bene, con un naturalista volete che non li separi, non li classi. Ma in realtà quel sistema è il sistema delle funghi. Quindi l'ambiente è fatto ancora una volta, l'ambiente è una grande funghi, fatta da tante fibre. E le fibre sono tante specie, e ogni specie ha il suo ambiente. Quindi l'ambiente in sé non esiste, non esiste un ambiente neutrale alle specie. No, è tutto l'opposto, siamo parte di questo processo. Bene, io ringrazio il professore per questo panorama nuovo che sicuramente ci ha offerto questa sera. Chiudo il collegamento online per coloro che ci hanno seguiti via streaming, spero di magari qualche problemino che la trasmissione sia abbia funzionato. Ringrazio tutti voi che siete stati presenti qui. Credo che dobbiamo ringraziare, ci hanno scelto un pochino così, impressionati forse, cioè siamo andati in un campo che non conoscevamo. Prima detto siamo naturalisti, perché stasera io andando a scoprire il suo curriculum ho scoperto che ha il mio stesso ciclo di studi, però dopo evidentemente i nostri campi si sono decisamente allontanati. Lui ha avuto un percorso molto più intenso, molto più importante del mio. Gli studi di base erano gli stessi, ecco perché ha detto siamo naturalisti. E sicuramente ci ha aperto delle zone di pensiero alle quali non eravamo abituati. Quindi lo ringrazio e penso che dobbiamo ringraziarlo con un applauso per dimostrare.